riferimento al legame del territorio con i propri beni, un esempio diciamo fondamentale è il paese di San Felice sul Panaro. Proprio in questo paese, nella chiesa principale, è stato recuperato il trittico di Bernardino Loschi, un pittore del 1500, un trittico firmato dallo stesso autore, quindi di notevole importanza. La chiesa era totalmente crollata, la navata centrale era venuta giù tutta, anche le pareti laterali. E fortunatamente era rimasta una parte dell'abside dove era collocato il trittico dell'Oschi. E i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare, lavorandoci per ben 2 giorni. Se non fossero intervenuti in modo così tempestivo, noi oggi non avremmo più questo manufatto di grande importanza storico-artistica e di profondo legame con il territorio. Il ricovero, il deposito dell'opera d'arte, sovente è estremamente benefico. Noi troviamo doloroso, spiacevole in qualche modo, ma necessario, ben inteso, che un'opera che sta in una chiesa danneggiata, che so io, viene presa e portata in un ricovero sicuro, in un deposito attrezzato, dove viene restaurata, viene comunque custodita nelle migliori condizioni. Quando ritorna viene ipervalorizzata e quindi in qualche modo il ritorno dell'opera d'arte che è stata salvata dalla calamità, restaurata, restituita all'affetto, all'amore, all'ammirazione della comunità e poi di tutto il mondo, ma in effetti la carica di nuovi significati simbolici.